Salve, in questo video illustrerò che cos'è il rischio. Si sente molto spesso parlare in televisione del rischio, il rischio per esempio in questo periodo delle centrali nucleari. Che rischio si corre, utilizzando l'energia nucleare? Il rischio è espresso da una formula matematica ben precisa, che è anche molto semplice. Il rischio è la probabilità che accada un evento, P, moltiplicato per il danno che provoca questo evento. Per danno. È estremamente semplice. Quindi, se noi illustriamo con un paio di assi cartesiani la probabilità lungo quest'asse e il danno che provoca un evento lungo quest'altro asse, data la probabilità e data il danno, l'area di questo rettangolo esprime il rischio, la probabilità per il danno. Giriamo per strada e troviamo un tizio che fa il gioco delle tre carte. Decidiamo di puntare 100 euro. Qual è il rischio? Il rischio di puntare 100 euro è che 2 volte su 3 sbagliamo. Quindi il danno è perdere 100 euro. E il rischio è il 66%, cioè 2 terzi. Quant'è 2 terzi per cento? 66,6, eccetera. Quindi il rischio di giocare al gioco delle tre carte è 66,6. Qual è la vincita media, l'aspettativa di vincita, cioè il contrario del rischio? È la probabilità, questa volta 1 su 3, moltiplicata per la vincita, cioè 100. È un rettangolo che è grande la metà del rettangolo precedente. Quindi, come si dice, il rischio non vale la candela. E quant'è questa probabilità moltiplicata per il danno? Un terzo per cento, cioè circa 33,3. Quindi, giocando al gioco delle tre carte, si incorre in un rischio di 66,6 euro. E con la prospettiva di guadagnarne 33,3. Confrontando il rischio con il possibile guadagno, il rischio supera il guadagno e quindi non conviene giocare. Qual è invece il rischio che corriamo costruendo tante centrali nucleari? Prendiamo il caso anche di una sola centrale nucleare. Abbiamo detto che il rischio è la probabilità per il danno. Quindi la probabilità che avvenga un evento molto molto grave moltiplicato per il danno che provoca questo evento. Beh, la probabilità possiamo dire che è molto molto piccola, ok? Chiamiamola x molto molto piccola. E quant'è il danno? Il danno per un evento nucleare molto molto grave sostanzialmente è infinito. Quindi è l'area di un rettangolo che ha un'altezza molto piccola, ma che ha una base infinita. Questo x moltiplicato infinito sostanzialmente dà infinito. Ecco perché si dice nel senso comune, ed è anche vero matematicamente, che se noi non siamo in grado di accettare il danno di un evento nucleare, ovvero noi lo riteniamo infinito, inaccettabile come danno, il rischio, qualunque sia la probabilità molto piccola, comunque diventa a sua volta insostenibile. Ecco perché quando in televisione parlano di rischio nucleare, innanzitutto concentrano tutto sulla probabilità, cioè è improbabile che avvenga un incidente nucleare. Il nucleare è sicuro. Poi cercano di evitare di parlare del danno. Nessuno parla mai della catastrofe nucleare possibile, costruendo anche solo una centrale in tutto il mondo. Tuttavia, si potrebbe dire, questa probabilità è così piccola, ma così piccola, che sì, è un rischio infinito, però possiamo anche correre questo rischio perché la probabilità è piccola. Non si può correre il rischio, abbiamo visto, però. Qual è la probabilità che ci sia nel mondo, almeno in un anno, un evento nucleare molto molto grave?
Andiamolo a calcolare. La Comunità Europea ha stabilito per regolamento che tutte le nuove centrali nucleari potranno avere al massimo un incidente ogni 100 milioni di anni. Stabilirlo per legge fa un po' ridere, però facciamo finta che poi le nuove centrali saranno costruite in questa maniera, cioè probabilità 1 su 100 milioni. Ogni 100 milioni di anni ci può essere un incidente. Le vecchie centrali non hanno risentito di questa regola, quindi facciamo finta, nonostante gli incidenti numerosi che ci sono stati in questi anni, facciamo finta che la probabilità sia 1 non su 100 milioni, ma 1 su 1 milione. Che comunque avere una centrale che ha un problema molto molto grave una volta su 1 milione di anni può essere magari accettabile. Ma è davvero accettabile? Come senso comune sì, ma matematicamente siamo sicuri che questa probabilità è abbastanza bassa. Nel mondo ci sono 500 centrali nucleari costruite con vecchie tecnologie, cioè che sostanzialmente hanno un'aspettativa di evento catastrofico di questo genere. La probabilità che avvenga un incidente è l'opposto della probabilità che non avvenga. La probabilità che non avvenga è più facile da calcolare. Si calcola con 1 meno 1 su 1 milione, che è la probabilità che non avvenga sulla prima centrale, moltiplicata la probabilità che non avvenga nella seconda centrale, che facendo finta che siano costruite tutte più o meno allo stesso modo è la stessa, quindi milione, eccetera. Ovvero, matematicamente, 1 meno 1 su 1 milione elevata a 500, cioè moltiplicato per se stesso 500 volte. Questo numero è circa 0,9995, cioè noi lo chiamiamo comunemente il 99,95%. Cioè c'è il 99,95% di probabilità che in un anno, tra tutte e 500 le centrali, non accada nulla di catastrofico. Però sappiamo che c'è lo 0,05% che invece possa accadere davvero un evento del genere. Questo 0,05% significa che in 20 anni è possibile sfiorare l'1% di probabilità che avvenga un evento nucleare di proporzioni distruttive. Quindi in 20 anni noi abbiamo l'1% di probabilità che si verifichi l'evento distruttivo inaccettabile. Siamo disposti a correre questo rischio? Cioè l'1% moltiplicato all'infinito? Grazie.